Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi martedì 16 gennaio, sono le 7:30, come sempre analisi live intraday con il rilascio dei livelli chiave di prezzi ciclici nei mercati Forex, indici e commodity. Sono Paolo Pisino, sono il fondatore del sito tradingpertutti.com. Partiamo con il disclaimer: gli investimenti con scambio a margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Partiamo dal calendario economico. La giornata di oggi vedrà un unico dato sostanzialmente importante, che è l'indice dei prezzi al consumo per quanto riguarda il Regno Unito, quindi è probabile volatilità sulla sterlina. Però ricordiamoci che ieri gli Stati Uniti sono stati chiusi per festività e, come sempre accade, oggi ci sarà il recupero di tutto ciò che ieri gli Stati Uniti sono riusciti a fare in termini di volumi, quindi ci sarà sicuramente un movimento pazzesco. Già lo vediamo adesso, anche se gli Stati Uniti non hanno ancora aperto. Beh, allora, che cosa dire? Diciamo che non è cambiato nulla, nel senso che sta ricominciando la vendita a manetta di dollari anche nella mattinata di oggi. Infatti, in questo momento il dollaro è assolutamente la valuta più debole. Lo vediamo con l'euro che è già partito. Già bello che è pronto per un'esplosione al rialzo. Per me, un livello interessante potrà essere l'1,2284. No, invece, per uno short potrebbe essere l'1,2247. USD, sicuramente la stessa cosa. Infatti, leggermente meno spinta, però la stessa cosa. I livelli sono quelli di ieri, lontanissimi dal prezzo attuale. Per evitare i farsi breakout scherzetti da uccidere tutti quanti, quindi l'1,3817 per quanto riguarda la possibilità di andare a cercare indicazioni al rialzo, invece per quanto riguarda l'indicazione al ribasso l'1,3763. Riguarda USD Yen, intanto approfitto per salutare il Franco, il Roberto, il Tiziano e il Mauro che hanno salutato. Quanto riguarda invece USD Yen dal punto di vista dei livelli, io continuo a non sapere dove tracciarli, nel senso che è pieno di livelli in ogni dove. Questo potrebbe essere un livello che cambia senso, non lo so, non ho idea. Non ne ho proprio la più pallida idea. Uno lo piazziamo qui e l'altro potrebbe essere così. Non ti giurerei, perché veramente non riesco, faccio fatica. Non 110,98 potrebbe essere un livello interessante per andare a cercare indicazioni al rialzo, oppure la breakout che si sta per verificare in questo momento. Quindi per lo short il 110,71 potrebbe essere un livello interessante per un ribasso, che in questo momento, in caso di breakout, è probabilmente l'indicazione più corretta per quanto riguarda Euro-Yen, anche se siamo decisamente lontani anni luce dalla Embro, sì, direi che è assolutamente short. Beh, sì, a ribasso assolutamente. Anzi, questo mi sa che se faccio in tempo me lo prendo anche io, quindi vado via velocissimo. Per quanto riguarda Euro-GBP continua a essere assolutamente inguardabile, quindi per me si può anche evitare di sprecare tempo a dare livelli, che vedete che non ci sono livelli, proprio non esistono livelli a poter tracciare su EURGBP, zero assoluto, quindi EURGBP cancello. Il DAX anche lui si è piantato ieri in una fase di lateralità assoluta. Potrebbero essere livelli interessanti il 13.234,5 per un long, invece per uno short un livello interessante potrebbe essere il 13.142,6. Il DAX è tutto inchiodato qua in lateralità. Per quanto riguarda il gold, completamente immobile. Buongiorno Giampiero, buongiorno anche a Ugo. Per ora il gold è immobile. Questo canale ribassista sostanzialmente non ha avuto nessun tipo di
di risultato, nel senso che il mercato non se l'è neanche considerato per ora, che poi non c'è neanche il canale. Nel laterale adesso vediamo cosa succederà, se ci sarà, eccolo così, cioè se ci sarà l'esplosione oppure no del gold. In questo momento così sembrerebbe, per la felicità di Tiziano. 1342, un buon livello per un long. Come sai, io aspetto di prendere lo short che terrò per almeno 15-20 giorni, se la ciclica mi darà poi conferma. Per uno short 1337,91, però in questo momento è assolutamente long, non ci sono dubbi. Ok, crude oil. Ovviamente ieri crude oil mi ha stoppato per tipo un millesimo, avevo lo stop qui, mi ha preso qui. E adesso comunque di nuovo rialzista, quindi 64,76 rimane un buon livello. Attenzione però chiaramente ai falsi breakout, invece torno short 64,21. Perfetto, direi che abbiamo finito. Vi do appuntamento domani mattina come sempre. Vi chiedo per cortesia di condividere sui social, su Facebook, mi fareste una cortesia gigantesca. Basta, come sapete, andare sotto su condividere e cliccare, anche solo un social mi fareste un grande piacere. E anche un like sul video non mi dispiacerebbe. Vi do appuntamento domani, vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti, ciao ciao!